Se tu não capisce, guarda a pessoa na vitrine e domanda: cosa está falando? E se lei não capisce, mi dispiace, prega. Comunque, io parlo quasi un dialetto, perché sono sposato con italiana, lavoro con inglese, cioè la mia casa, io parlo tre lingue allo stesso tempo. Neanche io mi capisco. Comunque, io credo nei doni, io credo in ogni cosa che la Bibbia dice. Io credo di capa, di punta a punta della Bibbia. Se la Bibbia dice che posso volare, tu mi vedrai nell'aeroporto così. Ma io non credo che la potenza di Dio è per riempirti, per tu stare tra quattro pareti gridando e parlando in lingua. Mi dispiace tanto. La potenza dello Spirito Santo è perché tu faccia la tua valigia e va a predicare Gesù dove non esiste nessuno predicando l'Evangelo. Io vengo a pelle d'oca quando noi trasformiamo la chiesa in un playground spirituale. Questa sera Dio ti parlerà, ma la mia preghiera è che tu non durma più. Io sono venuto a portare una crisi. Fino a quando tu esci di qua e vai a predicare l'Evangelo dove è necessario. Se no noi diventiamo fratelli che parlano in lingua uno con l'altro. Vero? E non facciamo, il tuo vicino di casa va all'inferno e tu ancora non hai parlato di Gesù a lui. Ma parlare in lingua siamo bravi. Quanti stanno capendo? Chiudo parentesi. Amen? Amen. Perché ho sentito questo di dire a te, potenza dello Spirito Santo, o ti fa testimone o non ti fa niente. L'unica ordine di Gesù è va a predicare l'Evangelo. Andate. E noi abbiamo predicato un altro Evangelo, venite. Chiudiamo le porte e facciamo un playground spirituale dove tutti parlano in lingua, Dio guarisce tutto e il mondo va all'inferno. Io ti dico una cosa, Dio ci ha battezzato, io sono un ex-stregone. Nel giorno che mi sono convertito, i pastori facevano la coda per cacciare i demoni, perché si stancavano. Io non dovevo essere qui, io dovevo essere morto. Perché sono qui? Perché io credo nella potenza dello Spirito Santo per predicazione dell'Evangelo di Cristo. Ma io non resto dentro quattro pareti di modo nessuno. E tu stai pensando che l'Islam sta crescendo perché loro escono dalla moschea. E la chiesa è tra quattro pareti. E non voglio neanche parlare dei pastori di Facebook, perché sennò già sei entrato in Facebook cristiano? Misericordia, è una lotta. Tu già visto? C'è gente che evangelizza via Facebook, ma misericordia, esci di Facebook e va a evangelizzare veramente. Che lì nessuno si converte. Facebook, tutti sono belli. Già visto gente brutta in Facebook? Io no. C'è gente che si fidanza in Facebook e finisce fidanzamento in WhatsApp. Cioè, un pastore una volta mi ha detto: Pastore Alessandro, io ho 34 mila amici. Ho detto veramente? Ma neanche Gesù in terra aveva 34 mila amici. Aveva 12 e è finito male, perché uno si è suicidato, l'altro ha tradito lui. Cioè, è l'unico che inizia un ministero con 12 e finisce con 10. Ha dovuto andare a prendere uno. Vero? E noi siamo felici di avere 34 mila amici. Io ho 4.000 amici nel mio Facebook. Conosco qualcuno. Ma la maggior parte non lo so neanche se sono esseri umani. Non lo so. Questa sera io sono venuto per portare anche il mio libro che prende un giro un poco Facebook. Face to face. Se Dio c'è un Facebook, si chiama Face to Face. Perché con Dio deve toccare, deve sentire, deve avere compassione, deve abbracciare, deve visitare. Amen? Quando Dio ha voluto salvare te, ha mandato Gesù sulla terra. Non ha mandato un angelo, non ha mandato un like e neanche una foto del cielo. Ha mandato lui. Face to face, perché la vera vita si vive offline. Offline. Questo è un libro che Dio mi ha dato molto tempo fa. E mi ha detto di scrivere. È un libro facile da leggere, vede? Tu dove apre legge? C'è foto, c'è testo. Voglio leggere un testo a te, che Dio mi ha dato tempo fa.
ha parlato molto con me. Questo libro, Face to Face, è in vendita in un sacco di posti, però questo libro anche aiuta a una missione in Albania. Io sono ritornato di Albania adesso con il mio gruppo lì di Londra, la parte più povera di Albania. E, ti racconto che non è semplice lì. Ma Dio sta facendo qualcosa. Albania è un paese strano. 60 anni fa è l'unico paese del mondo che c'era una legge scritta nella Costituzione dell'Albania dicendo Dio non esiste. Ma se esiste è proibito entrare in Albania. Legge. Tu già hai visto una legge che dice a Dio che non può entrare? È interessante che sono andato a predicare in una chiesa evangelica lì. Dio è entrato. E quello che ha fatto la legge è morto. C'è un testo che Dio mi ha dato mentre io pregavo. Io ero molto triste quello giorno. Perché questa storia che pastore non sente tristezza, che non sente tentazione, è storia di pastore. Ma sente, noi siamo uguali a te. L'unica differenza è la chiamata. Ma io sono un uomo come te. Amen? Perché questa divisione che fanno è un po' strana. Tutti vogliono essere apostolo, profeta, nessuno vuole essere pecora. Tu già hai visto? Ciao fratello, cosa sei nel regno? Pecora. Non ho mai visto. Non ho mai visto anello di pecora. Già hai visto? Già ho visto anello di aquila, di leone. Perché credente vuole essere leone. Ma leone è Gesù. Noi siamo pecora. L'animale più stupido del mondo. Pecora è complicato, ma noi siamo pecora. Comunque, Dio mi ha dato questa parola mentre io ero triste, e lui ha detto così, io sono colui che ti conosce, non mi aspetto che tu sia perfetto, glória a Dio per questo. Conosco il tuo cuore, conosco i tuoi sbagli e anche i tuoi pentimenti, io ti conosco bene. Lo so che a volte tu guardi il mondo in modo sbagliato e lo so anche che mi guardi dalla prospettiva sbagliata. Io lo so. Ma io ho scelto di amarti ogni volta che ritornerai a me piangendo, sorridendo, con gioia e dolore troverai sempre il mio amore. Perché io, il Signore di tutto e di tutti, ho scelto per mia libera volontà di amarti fino in fondo. Niente può cambiare questo, neanche tu. Questo è quello che Dio dice a te. Amen? Il libro è in finale, ogni libro, ogni offerta che ricevo è per dare alla mia missione. E se tu domanda, ma Dio non ti sostiene? Sostiene, solo che Dio non c'è soldi in cielo, i soldi di Dio nella tua tasca. Una volta ho pregato, ho detto, Dio, come facciamo a pagare l'affitto della missione? Dio ha detto, perché chiede a me? I soldi mio è nella tasca di mio figlio, non c'è lo soldi in cielo. Non c'è una pioggia di soldi. Per questo tu sei invitato a comprare, a essere benedetto, a regalare e Dio ti benedirà. Questa sera voglio dare una parola perché io, questi ultimi tempi noi stiamo, il popolo sta tutto spaventato. Se tu cammini a Roma oggi, tu vedrai centinaia di poliziotti, tu vedrai l'esercito. Francia è successo quella cosa. Oggi hanno preso un hotel, non lo so dove, 170 persone dentro, ecco, e loro domandano se qualcuno non parla un versetto dell'Alcorano, loro ammazzano. La Chiesa è spaventata, sembra che Dio ha perso il controllo della storia. Io parlo con credente, con pastore, e da spaventare. Fuori la crisi finanziaria, non ho mai visto Italia così, non ho mai visto italiani, noi lì a Londra, io ho una missione che lavora con italiani, 1000 italiani alla settimana arrivano a Londra. Il primo ministro Cameron ha detto così nella televisione, la Italia sta dicendo che ha ricevuto 200.000 profughi, io ho ricevuto 260.000 italiani, e non lo so come fare, pieno di italiani. Perché? Perché non ha lavoro. Perché prima, tu lo sai molto bene, se uno facesse una università aveva un lavoro garantito. Io ho visto in Inghilterra avvocati lavorando nel McDonald's. Perché qui non c'è lavoro.
Per questo c'è una paura, c'è un spavento. Se io domandassi qui a un sacco di gente, c'è gente qui disperata perché non c'è soldi, non c'è lavoro. E ancora per completare c'è la minaccia del terrorismo. Il terrorismo cos'è? È mettere terrore. E in questo momento uno dei libri che mi piace di più perché spiega tanto è l'Apocalisse. Apocalisse è il libro più bello della Bibbia, ma poca gente capisce. Apocalisse non parla solo del futuro. Apocalisse parla di adesso. Quando tu leggi Apocalisse è per quello momento. Non solo per futuro, ma anche per quello momento. Quando Gesù va a Giovanni e parla, lui sta parlando del futuro, ma sta parlando anche del momento che loro stavano passando. E questa sera voglio dare una parola di speranza. Tu non devi avere paura. Alziamoci in nome di Gesù. Apra sua Bibbia in Apocalisse capitolo 1, verso 1. Un versetto solo. 1:1. Apocalisse è l'ultimo libro della Bibbia. Se tua Bibbia è al contrario, è il primo. Dipende come prende la Bibbia. Apocalisse capitolo 1, verso 1. Dice così la parola. Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve, che Egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Qua dice che cose che devono avvenire breve e che deve essere rivelata ai suoi servi. Chi è servo di Dio qui? Allora è per te. Posso dirsi in nome di Gesù. Dice che l'Apocalisse è la rivelazione di Gesù. Rivelazione è diverso di conclusione. Rivelazione non è percezione. Rivelazione è alzare il velo. È mostrare qualcosa che era occulto, nascosto. L'inizio di Apocalisse, Gesù lascia chiaro che la rivelazione di Apocalisse è di Lui e che Lui rivela a noi. Amen? Non è che tu devi capire, tu devi capire per la rivelazione, perché caso contrario tu farai il libro di Apocalisse una cosa allucinante, come io già ho visto tanta gente parlando. Apocalisse è il libro più facile del mondo se tu capisci tre punti che oggi tu capirai nel nome di Gesù. Apocalisse viene rivelato a Giovanni. Nel verso 4 dice che la rivelazione è per la chiesa di Gesù, le sette chiese di Gesù. Qualcuno ha detto che ogni chiesa è stata un'epoca della storia, ma non dice questo la Bibbia. Sette è un numero completo, sette è la plenitudine. Sta parlando che le sette chiese è la chiesa di Cristo. Tu troverai in una città o in un paese sette chiese uguali a questa che Gesù manda la lettera. E c'è cosa in queste chiese che fa paura a me. Vai vedere una? Qualcuno ha detto che Gesù è nella porta del cuore e bussa. Non c'è mai scritto questo. Non ho trovato nella Bibbia. L'unica porta che Gesù bussa è di una chiesa. Apocalisse 3:20. Questo vuol dire che noi possiamo avere un culto dentro e Gesù è fuori. Noi possiamo servire a Dio senza Dio. Noi possiamo fare un culto pieno e Dio è fuori aspettando per entrare. Perché bussa nella porta di una chiesa. Questo è spaventoso, ma questa è un'altra predica, non è questa che predicherò. La sette chiesa è la totalità della chiesa. E qua deve avere, c'è qualcosa che tu deve capire. Apri tuo orecchio perché tu deve capire. Questo è il segreto di Apocalisse. Ogni profezia nella Bibbia serve per il futuro, ma è data per quello momento. Voglio ripetere, la parola è doppia. Dio parla per quello momento, ma quella profezia serve per il futuro. Ti do un esempio. Isaia capitolo 7, verso 14. Dice che Isaia profetizza che la Virgine darà a luce a un bambino
E questo bambino sarà chiamato Emmanuel, Dio con noi. Ti ricorda questa profezia di Isaia? Questa profezia è riferente a chi? Gesù. Ma prima non era per Gesù. Se tu leggi tutto il capitolo 7 con calma, perché a volte noi leggiamo solo il versetto, quella profezia è stata data al re Acaz. Isaia sta dicendo, re, tu non lo sai, ma la tua moglie, questa ragazza, e la parola ragazza, la stessa per virgine, lei è incinta. E quando nascerà il figlio di lei, Israele verrà che Dio è con lui. Per il re Acaz, è scritto in capitolo 7, legge bene. Ma là davanti la Bibbia dice che è per Gesù. Quanti stanno capendo? La profezia è per quello tempo, ma è anche per il tempo futuro. Se tu vai in Osea capitolo 11, tu vedrai che Dio ha chiamato il suo figlio dell'Egitto. Sta parlando di Israele, ma sta parlando anche di Gesù. Doppia. Sta capendo questo? È doppia. Allora, quando leggiamo Apocalisse, Apocalisse parla di un futuro, ma parla per noi oggi. E ha parlato a Giovanni quello momento. E la storia, noi dobbiamo capire il contesto che Apocalisse comincia a essere scritto. Tu immagina che 75 anni dopo la morte di Cristo, l'impero romano stava massacrando la chiesa di Gesù Cristo. In quella epoca aveva un posseduto chiamato Domiziano, l'imperatore, che era due volte peggio di Nerone. Nerone era peggio, allora questo qui era posseduto proprio. Qua c'era demone aspettando per entrare, che non c'era spazio. Nerone era molto duro, ma questo qui, la storia dice che mancava albero per crucifiggere, così che dice? I cristiani, 14.000. Lui ha avuto un'idea geniale. Come mettere luce nella città di Roma? Come lui metteva luce nella città di Roma? Bruciando i nostri fratelli. Semplice così. Leone ha fame? No, c'è carne. E i fratelli e le sorelle. Lui fa una domanda. Esiste qualche apostolo ancora vivo di Gesù? E hanno detto uno solo. Giovanni. Tutti gli altri erano morti. E lui ha avuto un'idea demoniaca. Ha detto, se noi ammazziamo Giovanni, Giovanni diventa martire. E questo popolo qua cresce. Allora facciamo una cosa, trovo una isola nella fine del mondo e mette lui lì. E mi piace, sai perché? Perché quando tutte le porte sono chiuse, quando la chiesa sembra morta, solo 75 anni dopo la morte di Cristo, la chiesa non sa cosa fare, cosa Dio fa? Apre una porta in cielo. E sai cosa Dio fa? Dio guarda Giovanni e dice, Giovanni, sembra che è tutto finito, io ti invito a salire qua e vedere tutto dal mio punto di vista. Sta capendo? E Giovanni è portato in cielo e vede tutta la storia, non più della terra, ma del cielo. E cambia tutto. Perché nella terra, Domiziano, l'impero romano, che era molto peggio della Is, ma molto peggio, perché dominava tutto il mondo, perché oggi tutti hanno paura della Is, no? L'impero romano era peggio. Molto peggio. L'impero romano, quando un soldato non andava nella guerra, desertava. È una parola italiana, no? Cosa faceva l'impero romano? Non è che ammazzava quello, no? Lo metteva in prigione. E quando i soldati ritornavano dalla guerra, portavano dei corpi morti. E sai che facevano con quel soldato che ha desertato? Prendevano un corpo morto, lo metteva qua e lo legava a lui e lui doveva camminare, andare in bagno, mangiare con quello morto, fino a quando lui moriva. È un po' peggio della Isla, no? Per il romano non era facile.
Essere credente in quell'epoca non è questo che noi abbiamo, perché oggi è facile, tutti sono evangelici, vero o no? Ma tu immagina quello tempo, entrano nella tua casa, mettono una pistola, no, non c'era pistola, una spada nella tua testa e diceva: se tu non rinnega il tuo Cristo e confessa che Domiziano, l'imperatore, è l'unico signore, noi abuseremo della tua moglie davanti a te, taglieremo la testa della tua figlia davanti a te e poi ti ammazzeremo. Se tu rinnega, andiamo via. Voglio vedere chi non rinnegava qua. Complicato, vero? Non è facile. Domiziano faceva questo. E Giovanni, questa epoca, Gesù viene per dire una cosa, Giovanni. Giovanni, dica al mio popolo che io sono al comando, che io sono vivo, che mio regno è venuto e che tra poco l'impero romano non esisterà più. Quanti stanno capendo? Io sono a Roma oggi. L'impero romano non c'è più e io sto predicando questo Cristo. 2000 anni dopo. Perché? Perché la Chiesa non deve vedere la Bibbia, non deve vedere il mondo dal punto di vista di qua. Deve vedere il mondo dal punto di vista biblico. Sta capendo questo? Chiesa perseguitata, sempre è stato. Sempre. Ma grazie a Dio, noi siamo ancora qui. La seconda cosa, Gesù arriva e dice apertamente, per tante volte, un'affermazione, verso 4, io sono quello che era, che è e quello che verrà. Verso 8, io sono l'alfa e omega. È interessante, perché questa frase, sono alfa e omega, è un sbaglio. Perché è impossibile essere inizio e alla fine allo stesso tempo. Solo lui è. Lui è all'inizio e alla fine. Tutto allo stesso tempo. Poi nel verso 18, lui dice che lui è lo eterno. Eterno. La parola tradotta è io sono eterno, eternamente. È un gioco di parola anche che è difficile pure per spiegare. Ma come Gesù si fa vedere a Giovanni? Se tu leggi il profeta Daniele nel Vecchio Testamento, chi conosce che c'è un profeta chiamato Daniele? Amen. C'è. Se tu leggi il profeta Daniele, tu vedrai una cosa interessante. Tu vedrai che Nabucodonosor ha un sogno. In questo sogno lui vede una statua gigante con la testa di oro, di bronzo e corpo di bronzo. Fino a che arriva il piede è di terra, argilla, che è l'impero romano finale. E Daniele dice, io ho l'interpretazione di questo sogno. E qual è? La testa è il tuo impero. Lui era felice. Só que diz, mas dopo di te verrà altro império, in medio persa e persa, e fino a che arriva l'ultimo. Ma Dio invierà una pietra, non mandata da mano umana, viene del cielo, che distruggerà tutti i regni, tutti. Qual è la pietra? Tutti i regni che sono andati contro Cristo non esistono più. Impero Romano, Gengis Khan, Alexandre il Grande, Hitler, dove è Hitler? È morto. E noi siamo qui predicando Gesù. Hitler è andato, quando stava per fare quello che ha fatto con gli ebrei in Germania, lui è andato, questa è una storia, io stavo in Gerusalemme e mi ha raccontato un rabbino, c'è scritto nei libri. Lui è andato nel più grande rabbino in Berlino, ha preso un caffè con il rabbino e ha detto, rabbino, ti devo raccontare quello che farò con il tuo popolo qua. E ha raccontato, io ammazzerò tutti, io prenderò i vostri soldi, io prenderò le vostre mogli, io prenderò i vostri bambini e tutti moriranno e se ho aiuto di tutti gli altri governi ammazzerò tutti gli ebrei della terra.
cosa ha da dire? Il rabbino ha detto, beh, quando eravamo gli schiavi dell'Egitto, anche Faraone ha detto che ammazzava tutti noi. Ma poi Dio ci ha liberato e le donne hanno fatto un dolce per ricordare la liberazione dell'Egitto. Ma poi noi siamo stati anche schiavi dell'impero medio-persa. E l'impero medio-persa, anche loro, volevano sterminare la razza ebraica, ebrea. E quando siamo usciti, perché Dio ci ha liberato, le donne hanno fatto un dolce per commemorare. Io sto pensando, quale dolce faranno quando tu morirai e noi usciremo di qua? Perché noi siamo popolo di Dio. Tu non ammazzerai. Quanto più ammazza, più noi cresceremo. Dove è Hitler oggi? È morto. Israele è lì. E io sono andato in Israele, un paese piccolissimo, della misura di una città del mio paese, Brasile, circondato per 20 nazioni che lo odiano. E come mai non muoiono mai? C'è la storia della guerra di 6 giorni. Conosce la storia? Vai no Google e metti guerra di 6 giorni. Tutti i paesi, più la Russia, hanno attaccato Israele. Sai quanto ha durato la guerra? 6 giorni. C'è la testimonianza che loro vedevano centinaia di soldati e loro non c'erano centinaia di soldati. C'è la testimonianza di pilota di aereo che vedeva 40, 50 aerei arrivando e stava arrivando 4. 6 giorni dopo, Israele, un piccolo paese, ha vinto 9 nazioni più la Russia. Perché? Perché il regno di Dio non può essere distrutto. Questo tu devi capire questa sera. Ogni regno che è venuto contro Dio è finito. Anche questo. Anche il terrorismo. Anche la perseguizione con la Chiesa, loro possono fare quello che vogliono, ma tra poco loro saranno un ricordo e noi saremo ancora qui perché Gesù Cristo è vivo. È questo che tu devi capire. Tu non devi leggere i giornali e avere paura. Tu devi credere che Gesù Cristo è il Signore. C'è più. Quando Gesù si apresenta a Giovanni, mi piace, perché lui si apresenta di un modo meraviglioso. Lui si apresenta come qualcuno che ha la veste pura. Lui ha il viso, lui non è questo Gesù bambino, no. È cresciuto, è morto e ha vinto la morte. Il cristianesimo è l'unico Dio che quando facciamo il culto lui è presente. Tutti gli altri no. Lui sì. Io sono andato in Gerusalemme e sono andato nel suo tumulo. E c'è scritto lui non è qui. Punto. Non c'è. Non c'è. Ora, quando Gesù si presenta a Giovanni, c'è una cosa che io non ho mai capito. Il viso come la luce del sole, la sua lingua come una spada, ma quando arriva il piede, io non ho mai capito quello piede. Il piede era come bronzo che è entrato nella fornace. C'è scritto così. Qual è l'unica volta che Dio è entrato nella fornace? Chi si ricorda? Ecco, i 3 amici di Daniele non sono inginocchiati per adorare a Nabucodonosor e loro hanno mandato nella fornace, ma quando qualcuno vede c'è un quarto uomo che cammina con loro e Gesù sta dicendo a Giovanni: io sono quello che se la mia chiesa dovrà entrare nella fornace non entrerà sola, io sarò il quarto, io sarò quello che entra nella battaglia con la mia chiesa. Tu sta capendo questo? Apocalisse è lo eterno adesso. Se tu leggi Apocalisse oggi, è per oggi. Tra 10 anni è per 10 anni. È un libro strano, perché parla di oggi e parla di domani. Evidentemente,
Questo libro é per chi está perdendo a fé, per chi ha paura, per chi cammina per Roma e vede quei poliziotti che stanno cercando. Oggi a Milano hanno visto una borsa e ferma tutto. Questo si chiama paura. E Apocalisse é per chi, gente che ha paura. É um ricordo que comanda. E que comanda é Jesus. Jesus chama Giovanni e te chama questa sera per dire: vede, il regno di Dio ha vinto e ha invaso la storia. Ah, pastore, ma io non credo. Problema tuo. Non è un problema. Io ero nell'aereo, non mi piace viaggiare d'aereo, era nell'aereo, c'era uno seduto vicino a me, e quando qualcuno è seduto vicino a me e vuoi parlare, mi viene a pelle d'oca. Perché in aereo non voglio parlare, perché va che cade con l'aereo, no? Io non ho paura di morire, ho paura di cadere, è diverso. Io faccio una preghiera un po' furba. Gesù, se cade, cade. Virgola, ma non lascia cadere. E quello lì vede con la Bibbia aperta e dice: ma tu sei un prete? Ho detto: no, non sono prete, e sto leggendo. Io dovevo preparare un messaggio perché stavo per predicare quando arrivava. Lui ha detto: cosa sei? Ai Dio, ha detto: niente, io devo preparare una cosa qua. Possiamo parlare tra un'ora? Perché sono 3 ore di volo. No, ma vedo che tu hai una Bibbia. Sì, è una Bibbia. Volei sapere? Volei dire una cosa a te, non voglio offenderti. No, non mi offendi. Pode dire. E eu detto, dite veloce, finiamo la conversazione qua. Dio non esiste. Ok. Era questo? Sì, non sono offeso. Allora devo finire qua. Un minuto dopo. No, tu non stai capendo. Dio non esiste. Ti sto dicendo, Dio non esiste. Ho detto, ho capito. Allora lasciami. Ma come vai a finire una cosa della Bibbia se io sto dicendo a te che Dio non esiste? Ho detto, questo qua Dio mi dà una risposta per lui stare zitto, perché se no io passerò 3 ore ascoltando che Dio non esiste. E la mia pazienza con tutto lo Spirito Santo dentro di me c'è un limite. E io ho guardato lui e ho detto, fratello, facciamo una cosa. Tu dici che Dio non esiste? Lui ha detto, esatto, Dio non esiste. Ho detto, su questo io concordo. Questa è ragione. E lui ha detto, cosa? Ho detto, no, su questo io e te siamo in concordanza. Veramente Dio non esiste. E lui ha detto, ma come non esiste? Tu sei un predicatore. E ho detto, esatto, tu hai detto che non esiste. Io sto dicendo che su questo non c'è dubbi. Dio non esiste proprio. Non esiste. Ho detto, no. Tu non credi che Dio esiste? No, non credo. E lui è stato zitto tipo mezz'ora. Ma dopo mezz'ora mi guarda e dice, aspetta un attimo, mi sta prendendo in giro. Perché ho detto io che Dio non esiste. Ho detto, esatto, io ho concordato, ho detto Dio non esiste. Lui ha detto, ma non è... Ho detto, guarda bene, tu esisti, io esisto, questa sede esiste. Perché io e te, questa sede, siamo stati creati. Lui non è stato mai creato. Lui non esiste. Lui è. Poverino, penso che frequenta qualche psicologo fino a oggi. Perché è stato zitto tutto il viaggio. Finita la conversazione. E quando stavo scendendo, lui mi guarda e dice, Dio è. Ho detto, esatto, Dio è. Sto pregando per lui. Gesù sta dicendo, il mio regno è invaso la storia, la eternità è entrato. Gesù ha vinto e la storia non sarà mai più la stessa. Domanda a qualsiasi persona che anno noi siamo e loro diranno 2015. Perché? Perché 2015 anni fa uno è nato e ha cambiato la storia. Nessuno resiste a questo regno. Nessuno. È un regno silenzioso. La Bibbia dice che Gesù compara il regno al lievito.
Qualcuno qui già ha mangiato una torta di lievito? Non esiste. Le donne che fanno mette il lievito, ma il lievito non può sentire il gusto, vero o no? E il lievito è strano, tu metti nell'impasto, l'impasto sta tranquillo, tu vai in bagno, quando ritorni l'impasto è il doppio. Gesù sta dicendo, il mio regno quando entra cambia tutto in silenzio. Sta capendo? Ora, c'è di più. Apocalisse parla anche del futuro. Parla. Ma non è la storia dell'anticristo. Apocalisse è la storia del Cristo. Non è la vittoria dell'anticristo. L'Apocalisse è la storia della vittoria di Cristo. Perché nella fine dell'Apocalisse non c'è più anticristo, non c'è più Satana, non c'è niente. C'è io, te, Gesù che regna per l'eternità. Il livro già è finito, la storia qua. E c'è credente che perde un tempo. Io ricevo 100 email alla settimana, non rispondo più. Che c'è gente veramente malata in Facebook. Eh? Conosco gente che ha 4 o 5 profili. Deve pregare, perché non sa chi è quello, no? Fora o Instagram, che la persona vai a mangiare, prima di mangiare fa la foto. Já visto? E tu lì guardando foto di cibo. Ma non capisco, foto di una pasta. È una pasta. O selfie. 80 morti negli Stati Uniti per selfie. Quello toglie la testa fuori per fare il selfie, il camion passa. Allora, quello lì arriva in cielo e l'angelo dice, ma è morto di che? Di selfie. Che tristezza. Beh, è triste, eh? Morire con un selfie è triste. Arriva in cielo, come è morto? Sta facendo una foto. Misericórdia, eu teria vergonha, e eu não falava niente. Sei morto de que coisa? Não, não sou, era ali. Ora, e credente hanno paura, sai de que coisa? Microchip, così que dice la parola? Microchip. Oh, c'è livro escrito, c'è gente que me escreve, pastore, tu lo sai que metteranno. Dove c'è escrito nella Bibbia la parola microchip? Trovate. Não mai letto. C'è scritto marchio, non c'è scritto microchip. Anche perché microchip tu stai tranquillo perché tu già ce l'hai. In questo momento ha tre. Uno nella tua carta di credito, uno nel tuo cellulare che ti prendono dove sei, un altro nella passaporte. Tu sei pieno di chip e non lo sa. Sta capendo? Perché questo non ti faccia problema, tu già sei. Oggi, se la polizia ti vuoi cercare, ti trova qui, in questa chiesa. È solo rintracciare il tuo cellulare. Perché il tuo cellulare ha una cosa chiamata GPS, che ti trova. Capisci questo? Tu scappa e prende soldi nella Tanzania, la polizia sa. Perché la carta della tua banca è la stessa nella Tanzania. C'è il tuo nome, c'è l'orario. Tu já preso extrato bancário? Dice tutto. E se loro prendono com a câmera, dice alle 7 di mattina in Tanzania, com capello rosso, e deve fare la barba, che non ha fatto. Per questo microchip, stai tranquillo che tu já sei pieno di loro. Il mondo sta preparando per ricevere l'anticristo. La prima cosa, una crisi finanziaria, já esiste. Seconda cosa, una perseguizione con la Chiesa. Io prego per una piccola perseguizione, perché allora noi vediamo chi è chi, vero? Perché tutti sono credenti. In Albania, quando tu dai una Bibbia a un ragazzo, lui piange. Noi abbiamo 50.000 Bibbie e non farò questa domanda chi ha letto tutta la Bibbia, perché pochi qua diranno. E è vergognoso. Perché noi parliamo che questa è la parola di Dio, ma noi abbiamo letto tutta, vero? Leggiamo quella cosa che tu togli, come si chiama? Mamma che odio quella cosa, sembra un oroscopo cristiano, perché non c'è una cosa brutta, só bella, non c'è prende la tua croce, c'è Gesù ti ama, e c'è credente che prende uno e dice non mi piace Gesù.
crise finanziaria, perseguizione. Tu lo sai che in questo momento 60 paesi del mondo il nome di Gesù è illegale. Illegale. Ce l'ho un amico missionario nell'Iran. Se lui va per la strada e grida Gesù, è morto. Condannato a morte. Stai capendo? Tu ringrazia Dio che tu puoi pregare qui con libertà. Perché c'è fratello in questo momento che si sono nascosti per pregare Gesù. Lo stesso che tu sei qui oggi pregando. 60 paesi, neanche la Coca-Cola è proibita in 60. La Coca-Cola è proibita in 5 paesi, Gesù in 60. Perdi per la Coca-Cola. Quando Gesù ha detto, sareste odiati da tutti per il mio nome, nessuno credeva. Va nell'Afghanistan, dove se tu confessa Gesù ti tolgono la testa, ti tolgono la testa. Odio per Gesù. Cosa Gesù ha fatto a loro? Sa che dice la Bibbia che se uno mi dà una botta io devo dare l'altra faccia? Cosa Gesù ha fatto? Niente. Ma Gesù è odiato. Perché? Perché lui è Dio. Gesù c'è una frase meravigliosa. Io sono venuto e la mia luce mette in chiaro il tuo peccato. Per questo tu scappa di me. Capisci questo? Quando Gesù arriva, lui è la verità assoluta. Questo vuol dire che tutta altra cosa è una bugia. Capisci questo? Tutto. C'è niente vero. Non pensare che il grande fratello è vero. Non è vero quella cosa. L'anticristo arriva. Ma noi dobbiamo capire chi è Satana. Io sono stato un stregone, ti garantisco. Satana esiste. Tanto quanto Dio. Molto intelligente. Non c'è potere nessuno. Voglio ripetere, nessuno. Perché Gesù ha detto, tutto il potere sulla terra in cielo è mio. È mio. Satana non c'è potere, ma Satana è intelligente. Io dico che Satana è il più grande teologo del mondo, perché ha fatto cadere Eva, una donna perfetta, e ha tentato Gesù, la parola con la parola. È bravo lui. Vero? Eva, lasciami stare Eva perché non mi piace Eva proprio. Ma perché hai parlato con quello serpente? Vero? C'è un amico mio, un pastore americano, e dice che se Eva fosse cinese, mangiava il serpente. Non mangiava il frutto. E stavamo bene fino a oggi. Ma non era cinese. Io in cielo voglio domandare, se loro sono lì, voglio domandare a Adamo. Adamo, dov'eri? Che ha lasciato tua moglie. Parlare con quel maledetto serpente. E ha costato tutto. La umanità è caduta per una conversazione. Perché donna piace parlare, vero o no? È per questo che il serpente ha attaccato la donna, non l'uomo. È vero? Perché se attaccasse l'uomo guardava che lo serpente dice, un serpente che parla. Pum! Finito. La donna cosa ha fatto? Che carino. Perché la donna piace parlare. Chi è sposato? Uomini qua. Vero o no? Mamma mia. Non è vero che andiamo a letto, siamo stanchi, tutti i giorni. E quando l'uomo va a letto e dice buonanotte, buonanotte. Lui non è nem più lì. Lui già si è andato. Só c'è il corpo, l'espirito è andato via. In quel momento che lui ha detto buonanotte, cosa succede? Lei dice dobbiamo parlare. Ah. Dio santo. E tu dici cosa? Che cosa? E lei dice 7 anni fa. Ah, 7 anni fa. Io non mi ricordo cosa ho mangiato ieri. La mia moglie ricorda 5 anni fa tu hai sbattuto la porta. Porta? Che porta? Ma dove eri 5 anni fa? Ma questo non è un essere umano. 5 anni fa ricordare della porta alle 7 di mattina? Non è normale.
Ele disse: voglio parlare. Vuoi vedere un'altra cosa? Chi è uomini qua? Tu stai assistindo Roma e Inter. In quel momento, diante della televisione, dico alle donne: se vuoi salvare il vostro matrimonio, l'uomo entra in una piccola scatola chiamata scatola del nulla. Tanto che una donna domanda al marito: cosa stai pensando? Lui dice: niente. È vero. È vero. In quel momento che stia la partita, dura 90 minuti solo, lei cosa fa? Si avvicina e dice: tu mi ama. E la Roma sta per fare il gol, tu dici, in quel momento lui dice: sia tutto. Certo, amore, ti amo. Per questo solo un parentesi, se vuoi salvare il tuo matrimonio, quando tuo marito dice: io non sto pensando a nulla, è vero. È perché tu non sei capace. Perché la scatola del nulla vostro, delle donne, avete messo tappeto, cortina, cioè avete un sacco di roba. Una donna non pensa una cosa sola, lei collega. No, è vero. Per esempio, ti do una lista per fare la spesa. Se c'è scritto banana, l'uomo entra, prende la banana e paga. La donna no. Guarda la banana. Vedi altre banane, fa la comparazione, mezz'ora nella banana. E tu dici: amore, è una banana. Compra, paga e andiamo a casa. E lei dice: no, perché mi sembra che è un po' verde. Ma è banana. Se fosse rossa era pericoloso, ma è banana. È diverso, uomo e donna. Eva è caduta perché serpente ha detto: parliamo con lei. Perché lei piace parlare. E siamo qui pagando o preço fino a hoje. Comunque, ma io amo le donne. E Dio, quando ha voluto nascere, ha dovuto chiedere un ventre a una donna. Vero? Per questo questa storia di uomo con uomo, che adesso sta virando legge in tutto il mondo, no? Uomo con uomo, donna con donna, come se fosse una cosa normale. E io ho fatto una cosa una volta e mi sono un po' pentito, perché ho mandato questa cosa in un sito di gays evangélicos che c'era negli Stati Uniti. Ho mandato questo, ma era un scherzo, ma loro hanno preso male. E era questa: se Dio fizesse due uomini invece di un uomo e una donna. Allora ho chiamato Adamo e Ivo. Capitolo 1. Dio ha creato Adamo e Ivo. Capitolo 2. Ha chiesto a loro: procriate. Capitolo 3. Finita la umanità. Tre versetti. La Bibbia è finita. Ma non è piaciuta a loro. Non può dire niente più. Ma vero o no? Tutti hanno bisogno di un ventre materno per nascere. L'unico che non ha avuto bisogno è stato Adamo, perché è creato da lui diretto. Ma pure Eva è uscito dell'uomo, è uscito di una persona. Non è possibile nascere. Chi qua è nato senza una madre? Se tu alzi le tue mani, io prego per te. Perché o sei pazzo o sei un extraterrestre. Noi preghiamo. Noi dobbiamo capire che Satana, la stessa tentazione di Eva, tenta noi oggi. Ma Satana, noi pensiamo che Satana vuoi conquistare il mondo. Tu già hai sentito questa frase? Mi dispiace tanto. Ho una notizia brutta per darti. Già fatto. La Bibbia dice che il mondo appartiene a lui. Chi ha un piano di conquista del mondo è la Chiesa, non lui. Per questo dice che le porte dell'inferno non resistono. Tu già hai visto un esercito con gente portando porta? Porta non è un strumento di attacco, porta è un strumento di difesa. Tu chiudi la porta. Satana è indietro la porta, è la Chiesa che deve andare contro. E la Chiesa è chiusa aspettando che Satana venga. Non aspettare più. Perché noi dobbiamo conquistare. E conquistare come? Come? Proclamando il regno di Dio. La Chiesa già ha vinto. L'Apocalisse è un ricordo a te che ha paura, che non esiste regno, non esiste dominatore, non esiste imperatore,
Non esiste presidente neanche primo ministro che può andare contro il regno di Dio, perché il regno di Dio è invaso in tutta la terra. Nella mia missione abbiamo battezzato Sara, una musulmana, figlia di padre e madre musulmani. Lei ha sentito parlare di Gesù. Lei ha 22 anni adesso, no, 23, si è convertita con 18. E un giorno lei entra a casa, chiude la porta della stanza e dice: io voglio capire chi è il vero Dio. E lei sente una voce nel suo spirito che dice: io sono Gesù, io sono il vero Dio. Lei si converte, la battezzo. Oggi abbiamo un altro musulmano in chiesa, perché tu non lo sai, perché non è notizia, c'è un sacco di musulmani si convertendo, un sacco. Lei mi ha raccontato che è entrato in una moschea a Marocco e ha visto delle ragazze sedute, inginocchiate, credenti in Gesù, parlando in lingua. E Dio ha detto a queste ragazze: non uscite di qua, parlate di me a loro. Perché un musulmano si converte con un altro musulmano parlando. Dio sta facendo cose straordinarie. Lasciami raccontare una testimonianza veloce per la tua fede. Sara, questa ragazza, il padre e la madre hanno scoperto che lei era credente. Cosa hanno fatto? Hanno dato un sacco di botta e poi hanno preso lei d'Italia, che lei abitava in Italia, a Reggio Calabria, e ha portato in Marocco. E quando arriva a Marocco, lei mi ha mandato un messaggio nel mio cellulare dicendo: pastore, per l'amor di Dio, prega, perché domani mattina loro mi porteranno nella moschea, io devo inginocchiarmi, rinnegare Cristo e confessare a Allah come unico Dio. Ora, io ho detto: ma che ora è in Marocco? Mezzanotte. E che ora ci porteranno domani? Alle 6 di mattina. Ho detto: Dio ha 6 ore per fare un miracolo. Perché lì, se lei non rinnegasse Cristo, poteva morire. Non c'è famiglia, non c'è niente. E lei è una ragazzina, aveva 19 anni. Ma Dio è buono. E alle 3 di notte è successa una cosa straordinaria, è venuta la sua mestruazione. E una donna mestruata non può entrare nella moschea. E la mestruazione è durata 10 giorni. E hanno dovuto andare via di Marocco. Dio è buono. Dio ha sue strategie di fare. E la mamma diceva: ma com'è possibile che la tua mestruazione è venuta oggi? Non lo so. Non è neanche il giorno. Come mai dura 10 giorni? Non lo so. E lei ha detto: Dio è stato favoloso. Dove possiamo immaginare che Dio mi ha salvato di quello modo? Oggi nella mia chiesa, a Londra, una ragazza piena dello Spirito Santo, piena dello Spirito. Nel suo battesimo c'era 10 musulmani davanti, scioccati. E lei testimoniando che Gesù Cristo è il Signore. Gesù è il Signore. Questa sera sono venuto per ricordare a te che Gesù è il Signore. Quando mi sono convertito mi hanno dato una Bibbia, e la Bibbia è grande, no? È lunga. E non mi hanno detto di leggere il Nuovo Testamento. Io ho cominciato a leggere di Genesi. E ho detto: nel terzo, quarto, quinto capitolo, l'uomo ha tradito Dio. E io ho detto: ma è iniziato adesso. E già c'è la caduta. Però Dio promette il Messia. E ho detto: va bene. Finito Genesi, non c'è Messia. Ho finito tutti i 5 primi libri, non c'è Messia. Metà della Bibbia e questo Messia non nasce. E la Bibbia è lunga. E ho detto: Dio santo, ma dove è questo Messia? Tu hai promesso. Arriva a Matteo. Finalmente questo Messia nasce. Ho detto: Gesù è nato. Finisco Matteo, Gesù è morto. Ho detto: non è possibile. Cioè, tu hai promesso là na pagina 1. Sono nella pagina 4700 e Gesù già è morto. 33 anni di vita. Ma che Messia è? Allora non ce la facevo più. Ho detto: leggo l'ultimo capitolo, perché va che lui continua morto. E nell'ultimo capitolo lui è vivo. La Chiesa ha vinto. Il suo regno è eterno e noi saremo con lui.
Apocalisse per ricordare a te che tutto questo rumore, tutta questa minaccia è minaccia. Finirà. Perché la Chiesa è arrivata e nessuno ha mai distrutto la Chiesa, mai. Siamo qui ancora, 2000 anni di persecuzione, 2000 anni, 2000 anni, perdendo i nostri fratelli e nostra sorella che stanno perdendo la testa, gente che sta sendo bruciata viva. L'Impero Romano va nel Coliseo, il Coliseo è bello, ma lì è stato centinaia di fratelli tuoi morti, mangiati dal leone. E sai la cosa bella? Oggi ho una chiesa qui, a Roma, dove mio fratello bruciava. Ma l'Impero Romano è finito. Ma l'Impero di Gesù continua vivo. E Dio sta 1000 conversioni al giorno in Cina. 1000 al giorno. Un risveglio in Hong Kong. Indonesia, risveglio. America del Sud, il mio paese, Brasile, 65 milioni di credenti. Cile, 50% credenti. Ecuador, Bolivia, Venezuela. Noi pensiamo che Gesù è morto, ma Gesù è vivo e il suo regno ha invaso il mondo. Noi siamo il popolo più perseguitato del mondo e siamo sopravvissuti. Dio ti sta dicendo oggi. Non abbia paura del giornale. Invece di aprire il giornale, apri Apocalisse. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Oggi tu devi dire, Signore, grazie perché abbiamo vinto. Loro possono fare quello che vogliono. Abbiamo vinto. È strano. Ma abbiamo vinto. Quando io leggo qualcosa e mia figlia mi domanda, io abito a Londra. A Londra adesso c'è una... Il Cameron, il primo ministro, ha messo come numero 8 la pericolosità del terrorismo. Numero 10 è guerra. Oggi a casa, la polizia può entrare a casa mia e io non posso dire niente. E mia figlia Lia mi ha detto, papà, è complicato adesso. Io ho detto, ricordati che abbiamo vinto. Succede quello che succede. Tutto questo regno finirà. Tutta la terra finirà, ma lui no. Lui è vivo 2000 anni dopo, noi siamo qui, io sono un ex-stregone convertito al Signore. Mia mamma è stata convertita dentro di un ospedale psichiatrico, dentro di un ospedale. Mio padre era un attore comediante più famoso di Brasile, come Totò da voi, convertito prima di morire. Quando Dio entra, entra e cambia tutto. Io già ho visto assassini convertiti. Io già ho visto prostituta diventare madre di famiglia. Io già ho visto di tutto. Ho conosciuto adesso um dei più grandi mafiosi a Catania. Confessa a Gesù, Gesù ha cambiato il suo cuore. Psicólogo, psiquiatra, pode te dar um po' di pace per qualquer momento, ma cambiare cuore é solo Cristo. Solo Gesù Cristo. Amém? Possiamoci in nome di Gesù. Io voglio che tu chiudi i tuoi occhi nel nome di Gesù. Io lo so che c'è gente spaventata qui. Io credo che c'è gente che ha visto il mondo adesso e fa paura. Ma tu non devi avere paura. Noi apparteniamo, siamo di un popolo e di un regno che non è di questo mondo. Noi abbiamo un Dio vivo. Io non ho bisogno di nessuno che mi protegga. Io sono tempio dello Spirito Santo. Lui mi proteggerà. Succede quello che succede, la Chiesa ha vinto. E è questa la parola della Chiesa. Non di paura, ma di vittoria. Non confesse più. O paura, confesse, abbiamo vinto. Perché è questo. Questa è la verità. Io voglio che tu chiudi i tuoi occhi e canti.
con tutto il tuo cuore. Io voglio che tu ritorni a casa con una parola di vittoria nel tuo cuore. Dio vuole che tu veda quello che Giovanni ha visto. Perché nella terra lui vedeva l'impero romano ammassando la chiesa, ma in cielo lui ha visto il regno di Dio prendendo tutto il mondo. Alleluia. Che Dio ci dia la visione del cielo. Alleluia. Chiudi i tuoi occhi nel nome di Gesù e adori con tutto il tuo cuore perché Lui è qui. Io sono venuto da Londra per dirti: abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Lui è vivo, abbiamo vinto. Apocalisse è stata già scritta, abbiamo vinto. La Chiesa è il corpo di Cristo, abbiamo vinto. Nessun regno può ultrapassare il regno di Dio. Abbiamo vinto noi. Alleluia. Questa sera è sera di gioia. Pieno di soldati, pieno di poliziotti a Roma. Ma la Chiesa commemora la vittoria di Cristo. Il mondo sta piangendo, ma noi grideremo che abbiamo vinto. Tutta la paura che esca del tuo corpo, della tua mente, della tua anima, perché abbiamo vinto noi. Alleluia. A pietra mandata da cielo ha distrutto ogni imperio. Adore con tutto il tuo cuore. Lui è qui questa sera. Alleluia. Alleluia. Gloria a te. Adore con tutto il tuo cuore. Lui è qui. Viva il posto lui. Quel momento lui. Alleluia. Portava il mio peccato su di sé. Oh gloria. Tomba lui, quella tomba lui, la morte affrontò, la morte alleluia, pensò le forze dell'inferno, la terra allora tremò, alleluia, la pietra rotolò, il suo perfetto amore trionfò, alleluia, a morte dato. Gloria vive per sempre. Alleluia. Regna in gloria per sempre. Esaltato al
perfetto amore. Alleluia. Oh morte, dov'è la tua vittoria? Oh morte, alleluia. Tua alleluia. Alleluia. Il Redentore vive. Il Redentore vive. Il Redentore vive. Fare un appello questa sera velocemente. Il primo appello è per te che non è salvato, non conosce questo Cristo vivo. Se tu muori adesso, tu non sai dove andrà. Se tu non sei sicuro dove andrà, tu puoi essere sicuro oggi. Non si scherza con l'eternità. Possiamo morire a qualsiasi momento. Se tu non sai dove andrà, non importa se tu frequenti in chiesa, frequentare in chiesa non salva nessuno. Se tu non sai che tuo nome è nel libro della vita, tu hai l'opportunità di uscire di questa sera, di questa chiesa, sapendo dove tu passerai l'eternità. Questo è il primo appello. Il secondo appello è per tu che sei un cristiano ma ha paura. Le notizie hanno avvelenato il tuo cuore. Tu hai paura del giorno di domani. Tu hai un figlio e non sa che cosa il tuo figlio vedrà domani. Tu frequenta la chiesa, tu conosci Gesù, tu ama Gesù, ma tu hai paura. Oggi Gesù vuoi togliere questa paura. L'amore manda via ogni paura. Tu non devi avere paura. Abbiamo vinto noi. Abbiamo vinto noi. Questa sera tu che non sei sicura della tua salvezza, non sei sicura, non sai dove vai dopo la tua morte. Non sai. Io voglio che tu esca dal tuo posto e venga qua davanti e voglio pregare per te, perché tra poco me ne vado. Ma io voglio che tu abbia la sicurezza che se tu muori adesso, sa dove andrà. Va venire. Va venire in nome di Gesù. Stai qua. Ah, pastore, ma io già frequento la chiesa. Frequentare chiesa non salva nessuno. Salva nessuno. Non ha mai salvato. Se tu non sei sicuro della tua salvezza, venga davanti velocemente, che Gesù vuole dare la sicurezza. Gesù vuole che tu sappia. Seconda cosa, se tu hai paura, senti paura, hai paura anche di mancare soldi, di lavoro, di famiglia, hai paura, tu hai paura. Dio mi dice, c'è gente con paura qui. Dio vuole liberare la tua vita oggi. Tu non devi vivere con paura. Noi serviamo un Dio vivo. Mentre loro canteranno, esci dal tuo posto velocemente. Io voglio pregare per la tua vita. Velocemente. E stai qui davanti, in nome di Gesù Cristo. In nome di Gesù. E la chiesa adora, in nome di Gesù. Gesù è qui questa sera. Alleluia. Trasforma la mia vita, il mio stato. Ore calabascia, ramana la bacia. Da un po' non vedo più la luce tua. Tentavo di seppellir la gioia mia.
Oh, glória. Rubando le promesse che mi hai dato. Io voglio pregare per loro. Tu adori a Dio. Dio è qui questa sera. Lazzaro udì la tua voce quando la sua pietra rotolò. E dopo quattro dì è risuscitato. Maestro, ma chi altro lo potrebbe fare? Solo nel tuo nome c'è tutto questo potere. Ho bisogno tanto di un miracolo. Maestro, di un miracolo ho bisogno. Trasforma la mia vita, il mio stato. Da un po' non vedo più la luce tua. Tentano di seppellir la gioia mia, rubando le promesse che mi hai dato. Lazzaro udì la tua voce quando la sua pietra rotolò. E dopo quattro dì è risuscitato. Maestro, ma chi altro lo potrebbe far? Solo nel tuo nome c'è tutto questo potere. Ho bisogno tanto di un miracolo. Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome. Cambia la mia storia e ridammi i tuoi sogni. Trasforma la mia vita, fammi il miracolo. Tocca a me stavolta, chiamami fuori, risuscitami. Più la luce tua, tentano di seppellir la gioia mia, rubando le promesse che mi hai dato. Lazzaro udì la tua voce quando la sua pietra rotolò. E dopo quattro dì è risuscitato. Maestro, ma chi altro lo potrebbe fare? Solo nel tuo nome c'è tutto questo potere. Io ho tanto bisogno di un miracolo. Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome. Cambia la mia storia e ridammi i tuoi sogni. Trasforma la mia vita, fammi il miracolo. Tocca a me stavolta, chiamami fuori, rimuovi la mia pietra e chiamami per nome, cambia la mia storia e ridammi i tuoi sogni, dammi il tuo coraggio, trasforma la mia vita, dammi la tua vittoria, Signore, fammi il miracolo. Tocca a me oggi, tocca a me oggi, chiamami fuori, Signore.